Bella a tutti, ragazzi, eccoci di nuovo. Io sono Mati Marzi, siamo sempre su Dead by Daylight. Ah, l'altra volta avevamo provato un pochino i sopravvissuti, un pochino si è fatta una partita. Però ho notato perché il sopravvissuto, infatti qui siamo con questo, abbiamo provato lui, siamo a livello 2 solamente, però io ho notato che il sopravvissuto prende una fraccata di punti. Perché io nella partita precedente non avevo fatto quasi niente, ho fatto un pochino un generatore, avevo salvato uno da un gancio e basta, non ho fatto niente. E ho preso tipo 15.000 punti, che è tantissimo. Io con l'assassino per ora 15.000 punti non li ho mai presi, solitamente ne piglio 8, 10 quando va bene. E quindi, e mi do molto più da fare, diciamo. Quindi come mi viene a questo punto, anche se il sopravvissuto io preferisco fare il killer, però conviene fare il sopravvissuto e buttare i punti del sopravvissuto sul killer a questo punto. Io oggi vorrei fare appunto il sopravvissuto e provare questa Claudette che praticamente la usano tutti, che secondo me è anche brutto perché comunque se tutti usano lo stesso personaggio insomma diventa un po' monotono il gioco, però io, siccome non avendola mai provata, almeno una volta lo voglio provare. Vediamo un po' se c'è qualcuno in attesa, sono tutti in attesa. Eccoci, torrente del tormento, fattoria Coldwind. Diciamo. Camaiano, ma com'è che ce l'ho sempre addosso il killer? Il tondino da cliccare. Lagga. Comunque ragazzi, viene sempre a cercare me, eh. Strano, sei proprio coglione, non lo ti dico. Perché crepo? Crepo subito quando mi aggancio, non capisco. Forse perché tanto di scappare. Ah, mi sono detto poi bene, dai. Sì.
palude. Ecco, questa è una mappa che io da killer, per esempio, mi dava parecchio fastidio perché c'è un sacco di posti dove nascondersi, quindi vediamo di combinare qualcosa, di non essere il primo a essere ammazzato come al solito. Che cazzo c'è sta qui, oh. Comunque ragazzi, sembra strano, ce l'ho sempre addosso io, eh. Strano, facciamo le cose con calma. Intanto mi viene l'istinto di andarci come se fosse il killer, invece sono la vittima in questo caso. Qui c'è niente. Forse era lontano, non ce l'ha fatta a teletrasportarsi. Vedete che questa era una, per il killer questa è una mappa difficile, mi ci trovavo parecchio male. Vai, non ci metto a farmi però, no cazzo, ma pensavo concludesse da solo. Mi ci ritorno, vai. Lo voglio finire però, mi manca una, manca, non lo farlo,
c'è proprio un attimo. Quasi uno l'ho fatto, quasi uno intero io. No, eccolo. Che cazzo? Ah, laggiù. Minchia, anche vicino, ti dico. Se riesco a liberarlo. Questo campo è questo camper era grande e c'è il teletrasporto, eh. Camper, camper tutti, non ci si fa liberare. Fatto pochino qua, ragazzi. Comunque, come prima volta, vabbè, che questa è una mappa che favorisce parecchio i sopravvissuti, eh. Quindi, insomma. Quello sta camperando. C'è più in alto. Di campera, come facevo ad andare là, che non si è levato da lì un secondo e c'è il teletrasporto.